Effettivamente è un concept semplice, perché volevamo praticamente fare un cammino, quindi il video esprime appunto questa camminata verso vita, morte e risurrezione. De Novo, il nuovo singolo di Chiscio. Sono un uomo solo polvere, solo polvere. Troppo fragile mi romperò, troppo fragile mi romperò. Su tutti i digital store e su Spotify. Appassionato di musica, ma soprattutto del genere trance, diamo il benvenuto questa sera 2 luglio su Radio Facebook ad Alessandro Sanso. Buonasera a tutti. Per i migliaia di ascoltatori sono su Radio Facebook, se ci vuoi spiegare in sintesi chi sei e cosa fai nella vita? Nella vita io sono un operatore sociosanitario, mi occupo delle persone che hanno difficoltà durante la vita, nella giornata, nel quotidiano, diciamo. Detto qui. Inizio chiedendoti se ci spieghi cos'è il genere trance. Allora, per quanto riguarda il mio punto di vista, il genere trance è quello che io considero la musica classica della parte da discoteca. Che differenza passa secondo te, Alessandro, tra house music e commerciale? Allora, io ritengo che la house music sia la musica quella sia più adatta a tutte le età, diciamo, a tutte le fasce, soprattutto di questo periodo, nelle riviere, d'estate, che invece la commerciale ritengo che sia un po' più adatta per un pubblico più giovane, ecco. Cosa rappresenta per te la musica in generale, Alessandro? La musica è la rappresentazione delle emozioni che uno ha dentro, cioè uno esprime le sue emozioni tramite le note, i suoni. Quali sono le radio che passano i tuoi brani preferiti di solito, Alessandro? Di solito sono le radio straniere, purtroppo, quelle in Olanda, in Germania, in Spagna o in Svizzera. Diciamo il genere trance è quello che va più da quelle parti. In Italia purtroppo è limitatissimo. Come si diventa producer sound? Allora, innanzitutto bisogna avere la passione, poi bisogna dedicarsi, conoscere la gente giusta che ti sappia insegnare qualcosa, avere le idee giuste, sapere come metterle in pratica. Un ultimo tuo album, se ce ne vuoi parlare? Sì, si chiama Fantastic Dream, non è proprio un album, ma è l'ultimo singolo che ho prodotto ultimamente. E dove lo possiamo ascoltare? Lo si può ascoltare, diciamo, sia su Spotify che su tante altre piattaforme, dove anche su YouTube. Cosa ti ha spinto, Alessandro, a rilasciare un'intervista a Gigi J su Radio Facebook? Beh, intanto è un onore rilasciare un'intervista a Gigi J per Radio Facebook. È un ottimo, diciamo, proposito per far conoscere la gente, far conoscere la mia musica. Diciamo, non solo i famosi, ma anche gli emergenti. Allora Alessandro, ti ringrazio di questa intervista su Radio Facebook, ma non ti ho chiesto di che città sei. Io vivo in una piccola comunità che si chiama Andrano, in provincia di Lecce, una piccola cittadina. E senti, ma lì fa caldo? Fa caldissimo, a differenza dell'altra settimana che ha piovuto di rotto, c'entrava più settembre che giugno. Anche qui in Calabria si muore di caldo. Allora Alessandro, ti ringrazio di avermi rilasciato questa intervista su Radio Facebook. Grazie a te, DJ. Ciao Alessandro. Ciao, ciao, DJ. Ciao, sono Alessandro Sanzò e anch'io ascolto Radio Facebook con Gigi J.